si comincia con una nuova puntata di Pausa Posta. Ve l'avevo preannunciato perché, come sempre, tutti i lunedì, insieme a me, ad iniziare questa settimana, ci sarà il cugino di Michele, Pinuzzo, che dovrebbe arrivare. Eccolo qui. Sì, Pinuzzo, entra. Sì, Pinuzzo, vieni, dai. Pinuzzo, entra. Ti ho detto entra, puoi entrare. Vabbè, allora rimani lì, guarda. Rimani lì, così almeno siamo più tranquilli. Ciao, Pinuzzo. Sì. Che? Oh, mamma. Michele! Ma che Michele? Sono Geo! Ciao! Noi non possiamo fare tutte le puntate così, eh? Ciao Michele, ciao amici a casa, non vi inuzzo, buongiorno! Michele, che hai fatto, Michele? Ma sono Geo, ma come fai a scambiarmi con Michele? Che belli scherzi, che fai Michele, aia! Bravo, che belli scherzi, che fai Michele, bravo, che belli scherzi, ciao! Pinuzzo, sono... cominciamo male, eh? Allora, ciao. Se stai qui mi aiuti a leggere le lettere. Non ti aiuto a leggere le letterine, no! Come no? Sì, non ti aiuto a leggere le letterine, fai tutto sola. Vabbè, faccio tutto da sola. Va bene, ti aiuto a leggere le letterine. Cari Michele e Geo, mi chiamo Elena e compio 7 anni il 25 marzo. C'è un problema. Lei compie gli anni il 25 marzo, com'è possibile? La lettera è passato, il 25 marzo è passato. Abbiamo fatto gli auguri, dobbiamo fare gli auguri in ritardo. Scordiamoci il passato, siamo Napoli paesani. Scusi, ma lei cosa fa? Pinuzzo, finisca di leggere la lettera per cortesia, il 25 marzo, Michi, ecco. Michi, devi lasciare stare Geo, e tu Geo sei la più bella al mondo, i miei cartoni preferiti sono Martino il Mistero, soprattutto Diana come Loco Loco, il mondo di Stavimi e Mickey Matte. Ma si capisce nulla! Nulla, non si è capito. E poi questo è per me che vado a paninozzo. Oh, mi paninozzo, Pinuzzo. Allora, visto che siamo in ritardo con gli auguri, però lei canti la canzoncina di auguri di compleanno alla nostra amica Elena. No, non la canto. Ma perché no, la canti? No, non si può cantare. Ma perché? Ma la canti, no, fa non piacere. Non voglio cantare, non mi fa piacere. Va bene, non la canti, tanti non la canti. Tanti auguri a Elena, tanti auguri Pinuzzanti a Elena, tanti auguri di cuore Pinuzzone a Elena, di Pinuzzi a te. Era meglio che non la cantava, guardi, eravamo tutti più contenti e felici. Allora, poi dopo cosa c'è, Pinuzzi? Un disegno. Belli, siamo bellissimi. Mi sto emozionando. Eppure, si emoziona, sì, pure lei. Qui sotto, no. Anche di qua. No. Senti, che emozione che viene, che dà. Senta, lei si deve lavare, lavare bene, ha capito, Pinuzzo? Perché lei quando si emoziona trasuda, eh? Tutti, ecco. Leggo io adesso. Cari amiche, io sono Lucrezia, ho 9 anni, abito in un piccolo paese della Valle Seriana, in provincia di Bergamo. Quando posso vi guardo sempre molto volentieri, siete molto divertenti. I miei programmi preferiti sono Cocco Bill, la compagnia dei Celestini. Poi i grani di pepe. E giù. Cosa fa? Grani di pepe. E giù. Sì. Nella pagina qua a fianco vi ho fatto dei disegni per il vostro plastico. Oh, sì. Che belli. Grazie, Lucrezia. Che bel disegno. Guardi, c'è una casetta e un albero da mettere sul plastico. Sì. E accanto ci siamo io e Michele. No. Come no? Non si mette. Cosa non si mette? Non si mette sul plastico niente. Ma perché? Ma no, no, ma... non si può mettere niente. Ma Lucrezia ce l'ha chiesto? Non ci danno l'autorizzazione demaniale, non si può mettere niente. No, guardi, veramente, mettiamo... No. Vabbè, allora non mettiamo niente. Va bene, mettiamo tutto sul plastico e fregiamocene dell'autorizzazione. Scusi, ma lei fa esattamente il contrario di quello che io dico? Michele, come sei spiritoso, Michele, no, sei proprio bravo, no, bravo, no. Ha finito, allora, Lucrezia, ti prometto che adesso io ritaglierò la casa e l'alberello e verranno attaccati sul plastico, promesso. Cosa fa? Guarda, no. Guarda qui, sai, no. Cos'è questo? Sì. Che cos'è? Serve per accendere e spegnere la luce in studio. Sì, ecco. Soffio nel microfono. Pinuzzo, non lo tocchi. Non lo tocco? No, per favore. Va bene, lo tocco. No, Pinuzzo, no. Accenda. No, non accende, no. Non accende. Ah, devo dire il contrario. No, non accende. Accenda. Va bene. Ma no, accenda. Ah, c'è cascato! C'è cascato Pinuzzo! Michele, non mi piace questa cosa. Devo lanciarti fuori dalla stanza. Cosa c'è, Pinuzzo? No! No,
ti puoi trasformare. Scusatemi. Questa letterina comincia con un disegno, eccolo qui, se vuoi farlo vedere tu. Ciao, sono Martina, io ho 12 anni, io sono Michela, ne ho 6, sono due sorelle, abitiamo alla chiusa di Ceraino. Il comune è Dolce Br... Siete veramente bravi, è bella, condurrai colpo. Sei geo, sei stupenda, simpatica e bella, da grande mi piacerebbe assomigliarti. Grazie, grazie, grazie. Michele, sei bello, anche tu, mi fa ridere, sei divertentissimo. Che c'è? E mi piacerebbe che il mio ragazzo fosse così. Addirittura? Mio cugino aveva un tocco di ragazzo bello bello. Vabbè, adesso esageriamo, guarda. Secondo me... Poi tra l'altro suo cugino veramente si lava peggio di lei, gli puzzano i piedi di formaggio e trasuda, cattivo odore, veramente, guardi. No, 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 non toccare, no. No, lei lo deve smettere di giocare con queste manine piene di vita. Vado avanti a giocare con le manine, va bene, gioco con le manine. No, no, allora, senta, spenga la luce. Va bene, l'accendo subito. Ecco, lui fa il contrario, fa il contrario. Secondo me, Rai Gulpo non sarebbe... Rai Gulpo? Non sarebbe così bello. Sarebbe come tutti gli altri cartoni, ma con voi stupendo, perché avete qualcosa di speciale. L'emozione, abbiamo un'emozione speciale. Non credo si riferisse a quello, veramente. Questi biglietti e queste cartoline ve li ho mandati, così quando avete tempo vi aspettiamo. Allora innanzitutto questo va attaccato subito sul muro, quindi non ti preoccupare, verrà subito fatto e verrà subito attaccato. Pinuzzo, che fa? Che fai, Pinuzzo? Cos'è? Ci hanno mandato delle cartoline dalla Val d'Adige, ce l'hai, non parlare colpo. Esatto, dalla montagna, dalla su dalla montagna, che bello, che bello. Che c'è più? Nella suoneria del mio orologio. Ah, fa così? Senti come fa. Ma che bella, ma complimenti, Pinuzzo, veramente. La vuoi sentire ancora? No. Te la faccio sentire subito. Basta, Pinuzzo, no, basta. Pinuzzo, accendi queste luci. Mi lascio spento, ti piace va il bene, buio? Va bene, sì, spegni, sì, sì, mi piace il buio, mi piace il buio. Non si può andare avanti così tutta la puntata. Ecco. Allora, io vado ad attaccare questo disegno, lei legga un'altra letterina. Voglio attaccare io che mi fa male la gola, per piacere. Attacchi lei. Grazie. L'attacchi bene, Pinuzzo, Vada e non si volti, vada. Non attacco più niente. Non l'attacchi. Vado ad attaccare subito. Ho già capito come funziona. Quindi io adesso tutti i lunedì praticamente devo dire esattamente il contrario. E lui così fa le cose. Oh, siamo giunti alla fine, quindi vi dobbiamo salutare. Pinuzzo, saluta con me. Cos'è il gong? Ti ha rintontito? Va bene, lui ancora vibra. Sì. Saluta, dilli che ci vediamo con te lunedì prossimo. Non vengo ogni lunedì, no. Sì, vieni no, tutti i lunedì. No. Sì, tutti i lunedì sei no, qui. No, io non vengo mai. Vabbè, non venire. Ci vediamo tutti i lunedì con questo amico. Non mi cambiate le gambe, spacco tutti i figli, ciao.